Prendi i dadi, mescoli e lanciali sul tavolo. Ok, scegliene uno. 5. I 5. Allora, nella scatolina mettiamo gli altri dadi, gli altri 4 dadi nella scatolina. Così. Tu hai scelto il 5 per un motivo, diciamo, un po' a caso, non è che te l'hai scelto. Ok, hai lanciato i dadi in maniera libera e hai scelto un numero, il 5. Chiudiamo la scatolina. Prendo il dado scelto. E quando riapro, tutti quanti saranno diventati 5. Uno, due, tre, quattro e cinque. Chiudiamo la scatolina e mescoliamo i dadi. I dadi sono mescolati. Basta richiudere la scatolina, mescolare ancora, un gesto magico, e i dadi tornano esattamente 3, 4, 5, nello stesso ordine di prima. Si può fare di meglio, se prendiamo ancora la scatolina, li mischiamo, altro gesto magico, e i dadi 2, 3, 4, 5 si mettono in ordine al contrario. Adesso devi prendere i dadi, mescolarli, farli cadere sul tavolo, va bene? E poi dovrai mettere i dadi dentro la scatolina. Io nel frattempo mi giro. Perfetto, adesso mescoliamo. Io mi rigiro. E tu devi guardare le nuove facce superiori dei dadi e fare una nuova somma. Quindi, fatta la nuova somma, la aggiungi a quella di prima e tieni a mente il risultato. Io mi concentro. Ti ricordo che io non ho fatto nulla, non so niente, non ho visto nessun dado. Solo tu hai visto i dadi le due volte, solo tu hai fatto le somme, che hai ben a mente. Ma il totale delle due somme è 35. Sì, 35. E per di più, la mia previsione, che è sempre stata qui fin dall'inizio, dimostra che ho perfettamente ragione, infatti è il 35.